buonasera a tutti, io sono Stella e sono una neoeletta consigliere regionale Umpli. Sono qui perché voglio lanciare un appello a tutte le istituzioni locali, nazionali e internazionali con i quali ho collaborato da un mese a questa parte per far ritornare in Italia una bimba di nome Hajar, affetta da una patologia ematologica. E con l'aiuto del sindaco Iozzo di Settingiano, che io personalmente ringrazio infinitamente perché è stato veramente il primo a dare e scrivere delle PEC alla Farnesina, alla prefettura, per accelerare i tempi di questo rimpatrio, in quanto la bambina, come dicevo prima, non sta bene. Tutto questo è iniziato un mese fa e, ripeto, collegando una rete di servizi che ha visto anche coinvolta la Croce Rossa Militare nella qualità del tenente Faga, che si è veramente, veramente prodigato a far sì che questa bambina arrivasse. Non da meno la Croce Rossa Italiana di Crotone. Io ringrazio personalmente il commissario straordinario Franco Pascuzzo, che con la sua ambulanza e il personale medico, quando il sindaco Iozzo, una settimana prima del rimpatrio della bimba che è arrivata 2-3 giorni fa in Italia all'aeroporto di Napoli, il sindaco Iozzo ha inviato a lui una lettera di aiuto per il trasporto in ospedale da Napoli al pugliese Giaccio. Ebbene, lui non ha esitato un solo attimo, ha inviato questa ambulanza a Napoli, hanno trasportato la bambina fino al pugliese senza chiedere nulla, tutto in forma gratuita. Questa la dice lunga, perché effettivamente la Croce Rossa Militare e la Croce Rossa Italiana hanno fatto rete insieme alla Mezzaluna Rossa, capitanata dal presidente nazionale, l'avvocato Rocca Francesco, il quale è stato veramente garbatissimo a rispondere agli appelli miei, agli appelli del sindaco Iozzo, per far arrivare in tempi brevissimi, nel giro di 24 ore, in Marocco una sacca di sangue proprio per la bambina, per Hajar, che aveva già un'emoglobina a 4.7. Da lì è iniziato l'iter del rimpatrio. Ringrazio la Farnesina, ringrazio la prefettura e personalmente ringrazio, ho paura un pochino di dimenticare tutti, però ad esempio la Proloco di Settingiano insieme alla Proloco di Marcellinara, che hanno fatto una rete sociale economica per far sì che Sena, è la mamma della bimba, potesse raggiungere un mese fa il Marocco. Questi soldi sono serviti per comprare i vestiti, per comprare le medicine della bambina, e in più ringrazio l'associazione, un'associazione di Catanzaro che mi ha detto espressamente la presidente di non essere nominata. A lei va il mio ringraziamento perché da quando l'ho chiamata si è interessata completamente alla bambina, chiamando in ospedale e chiedendo notizie in merito alla sua salute. Io voglio lanciare un appello adesso alle istituzioni che mi aiutino affinché e facciano di tutto affinché i due fratellini che sono rimasti in Marocco ritornino qui in Italia, perché il ricongiungimento familiare è importante. Noi parliamo tanto della solidarietà, del sociale, ci riempiamo tutti la bocca, ma concretamente alla fine noi cosa facciamo per queste persone che arrivano in Italia con il permesso di soggiorno regolare? I genitori di questa bambina hanno un lavoro a tempo indeterminato, la moglie qui a Settingiano, il marito a Catanzaro, e io ringrazio le persone che hanno permesso tutto ciò, però non basta, perché un padre e una madre non può lasciare i bambini dall'altra parte del mondo. Noi dobbiamo fare di tutto, prefettura, Farnesina, sindaco, tutti. Ci dobbiamo unire, dobbiamo metterci insieme per far sì che questi fratellini raggiungano la piccola Hajar e i genitori. Io vi ringrazio veramente di cuore, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e spero che il sogno di far arrivare questi due fratellini in Italia si avveri al più presto. Grazie mille.